Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 22 Baroni, anch'esso col parere contrario del Governo. Prego. Grazie Presidente. Leggo testualmente la richiesta di impegno ad adottare ogni iniziativa, anche legislativa, affinché nei casi di assoluta gravità e reiterazione della condotta di atti di bullismo e cyberbullismo compiuti da minori, le autorità giudiziarie coinvolte e, come indicate nel provvedimento all'esame, ove ne ravvisino l'opportunità oppure ove ciò sia richiesto dai soggetti coinvolti, in qualsiasi stato o grado del procedimento ricorrano programmi informali e volontari di giustizia riparativa, anche avvalendosi dei centri di mediazione presenti sul territorio, assicurandone luoghi e risorse idonee nell'interesse superiore dei minori coinvolti e abbiano come obiettivo la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale e l'autoresponsabilizzazione dell'autore. Ebbene, c'è stato un dibattito in diverse sessioni, in diverse sedute, sia durante la sede referente della Commissione e sia durante il Comitato dei Nove. Più volte il relatore si era dichiarato anche favorevole al fatto di far presentare subemendamenti o anche relativamente ad altri emendamenti che per una serie di ragioni non sono state accolte, fino ovviamente alla parte residuale che era l'invito a presentare l'ordine del giorno. Ebbene, questo è semplicemente un approccio olistico in cui alcuni autori, a nostro avviso, illuminati, che parte da un principio statunitense secondo cui questo principio di autori di psicologia prevedono che in casi di bullismo l'autore dell'atto di prepotenza o dell'atto di violenza possa, attraverso un progetto monitorati da professionisti, fare un percorso insieme in modo che l'autore dell'atto di abuso e la persona abusata possano effettivamente creare un legame significativo che creerebbe proprio anche a livello psicologico una riparazione del danno. Più volte sono stati fatti complimenti su questo tipo di approccio, è passata anche una mozione sul bullismo in cui noi avevamo chiesto questo tipo di approccio olistico alla riparazione del danno e quindi ci domandiamo come mai tutto sommato non possa essere accolta semplicemente una richiesta di adottare ogni iniziativa per andare in questa direzione, essendo un impegno futuro senza data specifica tra l'altro. La ringrazio. Col parere contrario del Governo, dichiaro aperta la votazione. Rizzetto. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge, siamo al 23 Ferraresi, anche questo col parere contrario del Governo, votazione aperta. Ci siamo, abbiamo dato tutti? Non ve... caso. Fitzgerald. Alli. Bene, ci siamo? Alli ha votato? Sì, la votazione è chiusa. Presenti 379, votanti 373, astenuti 6, maggioranza 187, favori 142, contrari 231, la Camera respinge. Avverto che il gruppo Movimento 5 Stelle è esaurito.